Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi. Finalmente, dopo un mese, ci ritroviamo dopo il blocco che ha caratterizzato il mio ultimo mese di attività, un'attività faticosissima comunque, ma che non ha avuto, diciamo, il bene e la bellezza dell'incontro con voi, quotidiano attraverso Stampa e Vangelo. Ora siamo a luglio, la Popola Famiglia TV ha appena chiuso i battenti per la pausa estiva, ma volevo salutarvi. Allora saluto Silvia Lucchetti, Antonio Basile, Mauro Lo Sapio, Elena Taddei, Maria Pia Di Girolamo, Mauro Chialastri e Mauro Rotunno e i tanti che si sono subito connessi per questa diretta. Barbara Putignani dice: ci sei mancato, non sapete davvero quanto mi siete mancati voi. Saluto Gloria Gallarelli, Ilaria Sorrentino, siete davvero molti e se potete invitate i vostri amici a questa diretta perché oggi parleremo di alcune questioni oggettivamente importanti. Saluto Antonio Bianco, Francesco Morcavallo, Cristina Zaccanti, Angelo De Salvatore, Vincenzo Toba dice che capello, vabbè, è quello lì, non è che cambia mai, dicono addirittura che abbia il parrucchino alcuni. Saluto Nicolò Marino, Mary Rossi, Cinzia Gioia, Giovanni Barbaro, Alessandro Cocco, PDF Trieste, Silvana Scuccia, Milena Brindisi Trabona, Nicolò Marino, è arrivato anche Giovanni Marco Tullio. Allora oggi, siccome è giorno del battesimo di Maria Agnese, la figlia giovanissima, la bambina, la neonata di Giovanni Marco Tullio, un grande augurio a Giovanni, a Maria Agnese, a Francesca per il battesimo. Arriva Nicola Pasqualato, Deborah Vezzani, di cui ho letto una cosa molto bella ieri. Raffaella Frullone, Maria Rosa Ferraresi, Rosa Eleonora degli Esposti dice: ci sentivamo orfani. Un abbraccio ad Adamo Creato, a Paolo Ruotolo. Allora, di che parliamo oggi? Abbiamo parlato di Maria Agnese battezzata a un mese di vita neanche. C'è anche Giuliano Guzzo, lo saluto, una delle prime firme della Croce oggi alla Verità. Saluto Andrea Cavenaghi, Bruno Reale, Giorgio Parente, Milena Brindisi Trabona, Massimiliano Fiorin, siamo davvero tantissimi. C'è Francesca Immacolata Sciaguì, per un mese mi hanno tolto la voce, dice la Sciaguì: togliere voce a chi è contrario al pensiero unico è l'ultima frontiera con cui vogliano zittirci, è così. C'è Massimiliano Amato, saluto Gianfranco Amato, ieri protagonista con la nostra Sara Prandini dello sportello antigender aperto in provincia di Brescia. Saluto Natalina Minuz, la grande Emanuela Pongiluppi, che subito mi scudisciava perché non ero presente alle 19 puntuale. Saluto Andrea Cavenaghi, Beatrice Nazarena Novelli, Costanza Arrigoni, Cesare Fanfani. E allora, insomma, il tema è questo. La festa è oggi per Maria Agnese. Maria Agnese è stata battezzata. È una festa davvero bella. Giovanni ha dato molti anni della sua vita al progetto, prima del quotidiano La Croce, ora del Popolo La Famiglia, è diventato una voce di Radio Maria, è un protagonista. Sua figlia, nata nel 2017, nasce in quello che io vedo come l'anno 1 di un nuovo davvero pericoloso nazismo, in cui il caso Charlie Gard rappresenta davvero un punto iniziale e allo stesso tempo di non ritorno. Saluto Maria Chiara Nordio, Anna Russo, Alessandra Tumino, che mi vede più rilassato, Milena Brindisi Trabona, Roberto Lauri, Algero De Salvatore, ricorda appunto lo sportello gender aperto a prevalle da Gianfranco Amato con Sara Prandini. Saluto Andrea Torquato Giovagnoli, Paola Ganz, Giovanni Barbaro, Romana Cordova, Bernarda Raucci, Angelica Boso, siete davvero moltissimi. Vi chiedo di invitare i vostri amici a questa diretta perché parleremo appunto di qualcosa, credo, di abbastanza rilevante. Non solo condividete la diretta sul vostro profilo, ma se potete invitate i vostri amici. C'è Alessandra Mondelli, c'è Alberto Cerutti, reduce da un grandissimo risultato
a Borgo Manero per il Popolo della Famiglia. Oggi parleremo anche di Popolo della Famiglia. Prima di tutto, però, parliamo di questa premessa. Il caso Charlie Gard è un caso straziante, è un caso che davvero dal punto di vista giuridico segna un punto di non ritorno, ma anche un inizio. Per questo io parlo di anno 1 di un nuovo nazismo. Non si era mai visto, infatti, dal punto di vista giuridico in Europa, il caso in cui si disponesse l'uccisione di un essere umano, prescindendo dalla volontà espressa dell'essere umano stesso e persino da quella di coloro che sono legalmente i tutori della sua volontà giuridica, essendo l'essere in questione un minorenne, cioè i genitori. Ora, grazie a Raffaella Frullone che mi vede più magro, sono molto, diciamo così, grato a questa osservazione, magari benevola, insomma. C'è fratello Antonio Giannaccone che saluto, c'è Daniela Grechi, c'è Vincenzo Sadi. Ora, attenzione a questo dato, attenzione davvero. La decisione dell'uccisione di Charlie Gard, per fortuna, in questo momento sospesa, ma di fatto sentenziata, è un'uccisione che dal punto di vista giuridico ha un elemento di novità estremamente interessante, persino dal punto di vista giurisprudenziale, ma totalmente pericoloso. Dunque si prescinde completamente dal volere del soggetto soppresso. Si prescinde completamente dal volere di coloro che ne detengono la potestà giuridica, cioè i genitori. Si prescinde totalmente da una mobilitazione di opinione pubblica anche piuttosto importante. La decisione viene assunta dai medici, altra novità estremamente significativa. È che l'assunzione di decisione da parte dei medici viene confermata da una decisione giuridica su più piani, perché la decisione giuridica della giurisprudenza britannica viene presa da 3 gradi di giudizio fino alla Corte Suprema, ricordiamocelo, e alla fine di questo percorso si arriva alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti Umani, che mette un bollino europeo in una nazione in Brexit, ricordiamocelo, ma un bollino europeo, anche perché, come sapete, la CEDU non è organo dell'Unione Europea, ma raggruppa 40 paesi di tutta l'Unione Europea, mette questo bollino consentendo questa procedura. Ora, questo è un iter giuridicamente completamente nuovo rispetto a tutto quello che è accaduto fino ad oggi, ai casi che abbiamo in mente, al caso Englaro, ai casi che sono già avvenuti in Francia, nella stessa Gran Bretagna. In questa occasione l'iter diventa completamente nuovo. Non devo spiegarvi, rispetto al caso Englaro, nel caso Englaro abbiamo il genitore, il padre di Eluana Englaro, che vuole la soppressione della figlia, e la stessa figlia, viene detto, aveva firmato un foglio in cui. Qui siamo completamente in un altro piano. Viene soppresso il debole non autosufficiente con la motivazione che non può avere alcuna forma di guarigione ed è sofferente. D'accordo? Questo è l'impianto giuridico con cui viene giustificata questa decisione. Non può guarire, l'esito della sua malattia è infausto. Nessuna guarigione, nessuna cura, neppure sperimentale può essere concessa perché la persona è in condizione di sofferenza e non può esprimere, evidentemente, neanche la propria opinione. Non è consenziente, come dice bene Paola Procaccini, il soggetto soppresso, non sono consenzienti i detentori della potestà giuridica, che sono i genitori. Se questo quadro giuridico
viene accettato e viene portato a compimento con l'uccisione di Charlie nelle prossime ore, io vi devo raccontare qual è la situazione oggi in Italia per quanto riguarda la disabilità, perché nessuno ha scritto in questi giorni ciò che è la verità. Hanno parlato di un caso di un bambino di 9 anni in Toscana che ha la stessa malattia di Charlie, ma non è questo il tema. Il tema è: si possono sopprimere i disabili non in grado più di esprimere la propria volontà contro la loro volontà in quanto sofferenti e non possibilità di una guarigione? Allora, se questo quadro giuridico venisse confermato, vi dico che in Italia, il nostro paese è un paese dove esistono 4,1 milioni di disabili. 4,1 milioni. È ovviamente il paese che in Europa è assolutamente sotto media nella spesa per disabili. I disabili costano, evidentemente. 4,1 milioni, in Italia si spendono 430 euro pro capite per l'emergenza disabili in questo paese. La media europea è 538. Ovviamente nei paesi più civili siamo al doppio, la Germania 743, il Belgio 683, l'Austria 714, persino la Croazia 538, la Francia mi pare 595. Allora già siamo in questa condizione, i disabili costano, in Italia ne abbiamo 4,1 milioni, spendiamo già pochissimo per loro. D'accordo? Benissimo. In questo quadro bisogna sapere che 3.086.000 disabili, 3.086.000, hanno parziale o totale incapacità di autogestione. D'accordo? Parziale o totale. 3.086.000. Questi 3.086.000 sono in gran parte anziani malati di Alzheimer o di demenza senile, 1 milione di persone. La demenza è l'insieme, l'Alzheimer è il sottinsieme. 600.000 persone, 600.000 persone sono malate d'Alzheimer in questo momento in Italia. 1 milione sono quelli affetti dalle cinque varie forme di demenza in questo paese. Ovviamente questi malati sono totalmente non autosufficienti. È chiaro? Non solo sono totalmente non autosufficienti, sono in gran parte dei casi incapaci di esprimere giuridicamente la propria volontà e certamente l'esito della loro malattia è infausto. Spero che tutto questo sia chiaro. Dentro questo insieme che vi ho detto, 4,1 milioni di disabili, 3.086.000 parzialmente o totalmente incapaci di essere autosufficienti, ci sono anche 202.000 bambini in questa condizione. 202.000. 48.000 sono down. La civiltà giuridica europea che ha prodotto la sentenza Charlie Gard ha già prodotto in Danimarca, in Islanda, i progetti chiamati Down Syndrome Free. In Islanda da 5 anni non muore, non nasce alcun bambino down. In Danimarca nell'ultimo anno ne sono nati due e ne sono stati uccisi in grembo 1.800. Sono numeri, sono dati. Cioè, quello che io chiamo nuovo nazismo è supportato da una serie di dati che tendono a, evidentemente a sopprimere il disabile non autosufficiente, cioè l'individuo non produttivo nella civiltà occidentale. Il caso Charlie Gard è semplicemente punta di questo iceberg e giorno 1
questo percorso, che condurrà inevitabilmente con le norme eutanasiche a favore del suicidio assistito a quella soppressione collettiva, complessiva dei disabili non autosufficienti, che è stata il progetto nazista dell'Action T4, con la differenza che il progetto nazista dell'Action T4 si è fermato a 70.000 unità. Tra il 39 e il 41 vennero soppressi 70.000 disabili perché rappresentavano un costo, perché la verità dell'uccisione di Charlie Gard è che la cura per Charlie Gard è costosissima. E quell'ospedale non se ne vuole far carico, così come non se ne vuole far carico in termini esemplificativi, perché uccidendo Charlie Gard si possano sopprimere casi analoghi, il sistema di welfare britannico e insieme europeo. Questo è il tema. Di questo stiamo parlando. Perché se non parliamo di questo, non comprendiamo la portata di questo fenomeno. Considerano, dice bene Silvia Avanza, solo il criterio economico. La persona come tale, con la sua dignità, non esiste più. Mario Migliaccio, l'uomo è considerato essere consumatore. Nadia dice: stiamo iniziando a dimenticare la storia. E io sono qui per provare a ricordare la drammaticità di quella storia e a spiegare perché quel caso ci sta toccando così nel profondo. Io ho Silvia che è stata davvero giorni a piangere. Clara va tutte le mattine in chiesa a accendere la candela per il piccolo Charlie. Perché dal bambino alla donna, alla madre, a noi stessi siamo tutti così toccati da questa vicenda? Perché capiamo, pur non comprendendolo pienamente sul piano razionale, che l'avvio di questa vicenda è l'avvio di un percorso di nuovo nazismo. Lo è dal punto di vista giuridico, lo è dal punto di vista economico, lo è dal punto di vista politico. È una scelta pienamente politica. Paolo 40 dice: ti sei dimagrito. Un pochino, evidentemente sì, l'ha detto Raffaella Frullone, l'ha detto anche Paolo 40, forse davvero sono un po' dimagrito. Perché impedire, dice Paolo Ganz, al bambino di andare in America? Perché non si deve allargare la forbice dei costi. Questa è la finalità. Sapete che il viaggio in America ha un costo molto alto. La famiglia Charlie Gard ha raccolto 1,4 milioni di sterline, ma non si deve dare questa possibilità. I disabili non autosufficienti devono essere soppressi attraverso due politiche che sono quella abortiva e quella eutanasica. Aborto ed eutanasia. Dove non arrivano aborto ed eutanasia, deve esserci una sanità che non cura ma uccide. È un criterio, non è un caso, è un criterio. Perché tocca a ciascuno di noi per i dati che vi ho dato prima? Perché esistono 4,1 milioni di disabili in questo paese? Perché 3 milioni 86 mila disabili di questo paese sono parzialmente o totalmente incapaci di provvedere a loro stessi? 1 milione sono anziani malati di demenza, 600 mila di questi di Alzheimer. Non hanno più la capacità di esprimersi giuridicamente e non hanno alcuna speranza di guarigione. Sui bambini, 202.000 sono i bambini di questo paese, solo di questo paese. Disabili necessità di assistenza, 48.000 sono bambini down. Ora, questa politica che vede già l'Italia nel punto più basso della spesa pro capite per disabile, 430 euro contro la spesa media di 538, e vi ho già indicato che Germania, Francia, Austria, Croazia, Belgio, ovviamente tutta l'Europa hanno quasi il doppio della spesa pro capite. Al di là di questo, c'è anche una volontà di sostituire popolazione e
e di dirottare spesa pubblica da una spesa considerata improduttiva come quella a sostegno della disabilità verso una spesa che viene invece considerata produttiva. E qual è? È quella a favore della migrazione. Signori, un comune in Italia per la disabilità spende 8 euro in media, 8 euro a disabile. Per la migrazione, come sapete, ogni disabile costa 35, qualche volta 40 euro. Per un migrante, come si sa, si danno 2 euro e mezzo di cosiddetto pocket money al giorno in tasca al migrante, il resto va su tutto il resto dei costi, vitto, alloggio. 2,5 euro a migrante vuol dire 75 euro al mese, vuol dire circa 900 euro l'anno, più del doppio di quello che si dà per il disabile. Si orienta la spesa pubblica. Allora entriamo qui in un altro passaggio. Che cos'è la politica? Fondamentalmente la politica è raccolta di consenso rispetto a opzioni valoriali per orientare la spesa. Cosa dice il popolo della famiglia? Noi vogliamo orientare la spesa rispetto alle esigenze concrete della famiglia. Allora proponiamo il reddito di maternità, proponiamo il quoziente familiare. Questo è il nostro orizzonte valoriale che come conseguenza ha una serie di proposte che orientano la spesa pubblica. A seconda di come orienti la spesa pubblica, evidentemente costruisci il modello di società che hai in mente. Quello che stanno costruendo è un modello di società che abbatte fisicamente i cittadini non produttivi e li sostituisce con forza lavoro giovane e a basso prezzo. Ricordate che l'Economist, non Maria Rinolfi, certifica che il 90% dei migranti in Italia, il 73% dei migranti in Europa, è composta da giovani maschi tra i 18 e i 34 anni, cioè forza lavoro. Martina Sciacchitano dice: cosa possiamo fare nel concreto? Adesso arriviamo anche al cosa possiamo fare nel concreto. Però ricordatevi questi elementi: dirottamento della spesa pubblica dall'esigenza di curare i cittadini in difficoltà a il giovane maschio migrante, rifugiato, che non è rifugiato, è sempre migrante per ragione economica. Piccolo problema, l'80% di questi sono di religione musulmana e praticanti, 3 su 4 sono praticanti, mentre nel frattempo la politica europea complessiva cosa cerca di fare? Cerca, e veniamo al punto, di abbattere l'unico antidoto contro tutto questo. Chi è che si batte con ogni stilla di energia? Con ogni stilla di energia per la difesa di Charlie Gard. La famiglia. La famiglia di Charlie Gard. Madre e padre. Loro, con ogni goccia del loro sangue, pagherebbero per avere in vita il piccolo Charlie. E allora l'attacco a chi deve essere rivolto? Per portare a conclusione questo progetto, deve essere rivolto alla famiglia. L'attacco europeo è rivolto contro la famiglia. E allora cosa succede? Succede che le leggi che consentono l'uccisione di Charlie Gard vengono tranquillamente tollerate dal governo conservatore inglese e dal sistema mediatico inglese. Ricordatevi, la notizia di Charlie Gard ha avuto molto più rilevanza qui in Italia, dopo un po' di casino che abbiamo fatto, che in Gran Bretagna. Si arriva persino a vedere 75 deputati della CDU di Angela Merkel, 75 deputati della CDU di Angela Merkel votare a favore
a favore del matrimonio gay, altro attacco evidente alla famiglia. La Merkel dice: per me il matrimonio è tra uomo e donna, però libertà di coscienza, meccanismo Forza Italia, no? Sì, l'eutanasia non mi piace, però libertà di coscienza. Sì, vabbè, la legge sulle unioni gay non mi piace, però la Polverini va al gay pride. Sì, legalizziamo la prostituzione. Le politiche europee concordi tra destra e sinistra, bastava vedere anche la manifestazione di piazza dell'altro giorno a Piazza Santi Apostoli di Giuliano Pisapia, ha un solo obiettivo in testa: diritti homo generici per devastare ciò che è famiglia. Quindi si dà l'attacco all'idea di famiglia naturale, si fa un attacco complessivo al sistema che sostiene i deboli e i disabili. Per farlo però devi minare la famiglia, altrimenti quei deboli e quei disabili per le famiglie sono la prima ragione di vita, e chi ha un parente disabile, un figlio disabile, un genitore con l'Alzheimer sa cosa significa quello che io dico. Quelli diventano ragione di vita perché noi non li ammazziamo, nella nostra cultura diventano la ragione della nostra vita, il contrario esatto di quello che vorrebbero farci considerare quella roba. E allora la nostra possibilità è solo quella, attraverso il baluardo della famiglia, di costruire la condizione di resistenza a questa politica bipartisan. Signori, dovete metterlo in testa, questa politica è bipartisan. La fanno al centrodestra e al centrosinistra nella maniera identica. Sono i conservatori inglesi che governano l'Inghilterra dove viene ucciso Charlie Gard, e il governo non muove un dito. Anzi. E allo stesso tempo la Germania dell'Angela Merkel, con i voti decisivi di 75 deputati della CDU di Angela Merkel, vara il matrimonio gay. Con Angela Merkel che però lei dice: no, no, ma per me il matrimonio è tra uomo e donna. Questa è ipocrisia allo stato puro. Com'è ipocrita Forza Italia quando al Parlamento italiano dice: libertà di coscienza sull'eutanasia, sulle unioni gay, fa sì che la Renata Polverini e altre ovviamente vadano al gay pride a difendere le ragioni di Forza Italia in quel contesto. In tutto questo l'ideologia gender pervasiva. E allora, signori, cosa possiamo fare? Veniamo al punto. Cosa possiamo fare? Dobbiamo costruire la resistenza a tutto questo. Andare in montagna e organizzare, perché la resistenza si organizza, amici miei. La resistenza si organizza. Susi dice: non ti vedo e non ti sento. Stacca e riattacca la connessione, perché da quello che capisco, invece la connessione sta funzionando. Mi sembra che la diretta sia percepibile, e quindi se non ci sono grandi problemi andiamo avanti. Ninnarello mi sottolinea il manifesto blasfemo a Roma. Signori, è chiaro che noi siamo una, come dire, una resistenza non visibile. Non sta succedendo nulla, noi ci fanno qualsiasi cosa, noi non reagiamo mai. È normale che escono i manifesti blasfemi a Roma. È normale. Che tipo di reazione stiamo proponendo? Stanno facendo un atto nazista in Gran Bretagna. Che tipo di risposta abbiamo proposto? Io l'ho detto per primo. La colpa per quello che accade a Charlie è di noi cattolici, di noi cristiani, che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma negli anni, non solo oggi, negli anni. Non abbiamo informato, dice bene Rossella Puca, per resistere bisogna informare. Non abbiamo organizzato. Non siamo stati fisicamente presenti nei momenti in cui bisognava assolutamente essere fisicamente presenti e politicamente decisivi. Nei luoghi dove si decide noi non ci siamo. E anche organizzativamente purtroppo siamo in una condizione di sfogarci su Facebook, diciamo così. L'unico tentativo
che ci darete atto, concreto, organizzativo, si chiama Popolo della Famiglia. Ci siamo misurati anche a queste ultime elezioni, ci misureremo alle prossime, non parlo solo delle politiche, ci sono le regionali in Sicilia, ci sono le municipali a Roma, vedo arrivare Guido Pianeselli, il nostro candidato all'ottavo municipio, c'è il municipio di Ostia, e poi ci saranno le politiche. E noi abbiamo una sola possibilità, organizzare una grande casa che raccolga il consenso su chi dice no, l'attacco alla famiglia non lo tolleriamo, l'attacco alle persone più deboli non lo tolleriamo, l'attacco costruito su politiche mortifere come quelle sull'aborto e sull'eutanasia non lo tolleriamo e dunque rispondiamo politicamente resistendo, o noi facciamo questo, se no la sconfitta è ovvia. La sconfitta è ovvia. È certificata, è nella culla di Charlie la nostra sconfitta. Marco Lobracco dice che fare? Stare con il popolo e la famiglia? No, non stare con il popolo e la famiglia, ma essere il popolo e la famiglia. Essere il popolo e la famiglia. Essere ognuno di noi soggetto, iscritto, tesserato, militante. Pronto a raccogliere le firme, pronto a essere candidato alla Camera, al Senato, ai comuni, alle regioni, per il popolo e la famiglia, raccogliendo consenso su questa piattaforma alternativa. Quello che abbiamo fatto in 35 importanti comuni d'Italia, che abbiamo fatto con risultati credo abbastanza importanti, visto il totale silenziamento mediatico che abbiamo subito rispetto alle nostre posizioni, totale silenziamento mediatico. E dobbiamo farlo tutti i giorni della nostra vita, pagando i prezzi che ci sono da pagare. Perché ci sono dei prezzi da pagare, lo so benissimo. Ma io oggi sono stato a messa e ho letto quello che mi ha detto la parola del Signore. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Questo è il Vangelo di oggi. Questo è il Vangelo di oggi. Noi non possiamo che essere conseguenti rispetto a questa parola. Assumiamo la nostra croce sapendo che costa fatica, prezzo, blocco di un mese su Facebook, indicazione a dito. Mia figlia va a fare l'esame all'università e il professore fa la domanda sull'eutanasia e conclude dandole il voto dicendo saluti a casa. O quegli infami, infami di quel sito LGBT che non nomino. E scrivono cose inenarrabili sulla mia figlia di 7 anni, rendendo chiaro qual è il loro immaginario: pedofilo, pedofilo e dunque omosessuale. Così come i manifesti blasfemi che hanno sozzato Roma in questi giorni, di un immaginario pedofilo e quindi omosessuale. E lo dico con chiarezza. Pronto a pagarne ogni conseguenza. Ha detto bene Andrea Fratini, devono vergognarsi, dobbiamo far sì che si vergognino. Non c'è altra strada. Ora, questa è la via che il popolo e la famiglia segna e la segna organizzativamente. Ci prendiamo adesso un po' di respiro, io farò un po' di dirette, parleremo insieme, daremo delle indicazioni. Con Gianfranco Amato gireremo come sempre. Poi a settembre, a tutti coloro, tipo ecco, Marino a Colori che viene a insultarci, noi daremo la nostra risposta e spiegheremo con chiarezza che non ci facciamo intimidire, non ci facciamo sporcare le pagine, non ci facciamo
per niente mettere da un punto di vista violento sotto scacco, e rispondiamo con nettezza, con chiarezza a coloro che stanno portando in Italia e in Europa un nuovo nazismo. Noi protesteremo, combatteremo, organizzeremo e alla fine vinceremo. Perché questo è ciò che ci è stato chiesto di fare da nostro Signore Gesù Cristo. E da Lui siamo ispirati in una battaglia in cui non muoveremo un passo senza essere pronti a dare assolutamente e concretamente battaglia sul territorio. Ogni pazienza ha un limite, dice Nicolò, non si può sempre incassare, quindi con rispetto della persona umana, sempre, senza avere considerazione di nessuno come nemico, ma con la forza della verità noi siamo pronti a rispondere e a esserci pronti a organizzarci, e non ci facciamo impressionare da qualche arcobalenino. Fate l'arcobalenino che volete, siete dei poveretti se difendete quei manifesti ignobili, siete dei poveretti se non capite la tragedia di Charlie Gard, siete dei poveretti se tutelate quei siti ignobili che scrivono di cose infami contro i dirigenti del popolo e la famiglia. Siete dei poveretti. E noi con tenerezza vi guardiamo e con fermezza vi combattiamo. Questo è un dato di fatto. Questo è quello che faremo. E non lo facciamo perché non abbiamo nient'altro da fare. Lo facciamo perché mai come in questo momento, se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Saluto Luca Grossi, che ha portato un grande risultato a Crema, quasi il 3%, dopo Maria Marrosu, Graziella Fontana, Carla Stefanini, Marco Lobracco, tutti coloro che hanno citato San Giovanni Paolo II, ci alzeremo in piedi, ma non citiamolo solo su Facebook, amici miei. Non basta fare il taglio e incolla e metterlo su Facebook. Ora ci dobbiamo alzare in piedi davvero, alzare in piedi davvero, organizzarci davvero. Vuol dire che nei 100 collegi dell'Italicum dovremo essere presenti con squadre pronte a prendere 1500 firme in ogni collegio, a candidare alla Camera e al Senato i migliori di noi, che poi prenderanno le preferenze, e chi sarà più bravo andrà in Parlamento e difenderà queste opzioni e non si venderà. Sapete perché non si venderà? Perché persino la poltrona gli è comunque derivata dalla difesa dei principi non negoziabili, e dunque non gli avrà neanche convenienza a vendersi. E avremo costruito un'alternativa reale, concreta, pratica, che può dire c'è un luogo organizzato che resiste a tutto questo. C'è un luogo organizzato, e non fatevi prendere la tentazione di dire ah, cattivo il Papa che non ha parlato su Charlie. È solo un modo per deresponsabilizzarci. Quello che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare noi. Noi che siamo andati a messa oggi, domenica, abbiamo sentito quella parola. Il Papa fa quello che ritiene di fare, noi non insegneremo mai il Papa a fare il Papa. Facciamo noi quello che dobbiamo fare. Facciamo noi. Organizziamoci, siamo presenti, preghiamo e agiamo. Francesca Patuzzi dice sta iniziando una veglia di preghiera per il piccolo Charlie a San Zeno di Verona. Preghiamo e agiamo. Ora et labora, è la radice che dal monachesimo benedettino ad oggi è il vero fondamento d'Europa. L'Europa muore perché sradica questa radice, che è la radice cristiana, dalla propria storia. E allora rinsaldiamo quella radice, rimettiamo in seno alla Europa, alla radice cristiana, e su questo ripartiremo. Per fare questo dobbiamo farlo con la forza e la saldezza della nostra fede, aperti al contributo di tutti gli uomini di buona volontà, le donne di buona volontà, e sapendo fare informazione, raccontando fatti, numeri, e sapendo conseguentemente organizzare. C'è una veglia di preghiera anche a Roma, alla Araceli, come ci informa Paola Procaccini. C'è Monica Vitani, c'è Bernarda Raucci, c'è Rossana Manfron, c'è una veglia anche a Sesto Imolese, ci informa Matteo Mazzacan, c'è Nelson Soldan, Barbara Moi, Antonella Iuni. E allora noi, e Orge da Costa,
decisioni di Stati sono state prese da organismi extraparlamentari, che è Orge da Costa. Fidati che se ci fosse un consenso diverso sulle nostre posizioni, quelle decisioni di organismi extraparlamentari non sarebbero state prese. E comunque, rispetto alla decisione dell'ospedale, il governo britannico aveva tutti gli strumenti per fermarla. Ed è un governo di centrodestra, è un governo conservatore, che non è voluto intervenire. Questo è un dato di fatto. Tutti stanno citando le veglie che ci sono: Letizia Marino a Montignoso, Cristina Zaccanti a Rodallo di Caluso, Giuseppe Tetta a Cassina, veglie di preghiera per Charlie Gard. Quello che vi voglio dire è che noi, rispetto a questa vicenda che così fortemente e clamorosamente emotiva, terremo aperta la nostra attenzione. Domani lavoreremo al quotidiano La Croce. I due strumenti sono l'informazione, per noi il quotidiano La Croce, sostenetelo, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora, e l'organizzazione politica, Popolo della Famiglia. Mettendo insieme queste due armi possiamo arrivare a colpire al cuore un nemico che sta costruendo la dimensione neonazista dell'Europa di domani, l'Europa in cui crescerà Maria Agnese, figlia di Giovanni Marco Tullio, nata nell'anno 2017. E noi che stiamo battendoci per i nostri figli, vogliamo far sì che il domani di Maria Agnese sia invece il domani di un'Europa dove i loro padri, i padri di questi bambini, si sono battuti pagando di persona per far sì che il neonazismo non vincesse. Questo è l'obiettivo, questo è il motivo per cui siamo così, in maniera così determinante in campo. Questo è il motivo per cui siamo organizzati in questi mesi con Gianfranco Amato, con Nicola Di Matteo, con Mirko De Carli, che ha pagato con una condizione cardiaca precaria e una nottata che non auguro a nessuno, che mi ha portato anche a riflettere per molti versi sulla ragione di una nostra militanza così intensa, ma poi per fortuna le cose sono andate meglio. Oggi Mirko è di nuovo in campo per il Popolo della Famiglia, lo saluto con grande affetto. Tra l'altro ricordo che il Popolo della Famiglia, il riso, ha preso comunque 16 eletti, sta lavorando per il 17° in una giunta comunale. Mirko stesso è presidente della commissione bilancio di Riolo, abbiamo avuto due risultati sopra il 14% a Goito, a Riolo stesso, sopra l'11% ad Avola. Insomma, abbiamo fatto risultati che ci fanno dire che se siamo organizzati riusciamo a fare dei risultati straordinariamente importanti. Se facciamo resistenza ovunque, come sta facendo Sara Prandini a Brescia, fa bene Cristina Zaccanti a citare lo sportello antigender appena aperto a Prevalle, vedete che i risultati arrivano. Saluto Francesca Lulli, che è arrivata anche lei a guardare il video, la mamma di Maria Agnese, le facciamo gli auguri per la giornata del battesimo. È arrivato anche Stefano Sigali. Letizia Marino va a cena perché poi c'è la veglia, c'è Benedetta Pace. Dateci una mano perché sabato a Prevalle lo sportello antigender continuerà la sua attività informativa. Ovviamente, siamo tutti vicini a Sara Prandini per questa attività. Don Filippo Cotroneo, c'è Luigi De Novellis, c'è Cristiano Tosetti, Anna Russo, Giovanni Barbaro, Mario Negri, Ramona Cortici, c'è Davide Vairani della Comune di La Croce. Ecco qua, Francesca Lulli, grazie di cuore per il prolungato pensiero a Maria Agnese, anche da Giovanni, che è bloccato fino a domani. Ricordiamo che ci hanno messo il bavaglio, e a tutti è stato bloccato professor Benigni, bloccato Giovanni Marco Tullio, fino a domani bloccato. Hanno bloccato anche per 1 o 2 giorni Andrea Fratini, insomma, che non è neanche un cattolico, è uno che ci sostiene ma non è cattolico. Saluto Giovanna Arminio, che tra l'altro ci ricorda c'è una legge sul gender pronta a essere promulgata dalla Regione Calabria, persino. Saluto Danilo Bassan. Vi chiedo una cortesia: se potete, io cercherò di continuare a tenere molto viva la pagina Amici di Maria Dinolfi. Se potete, andate sulla pagina Amici di Maria Dinolfi e fate un mi piace, perché quella è la mia, sarà la pagina dove mi esprimerò abitualmente. Su questa pagina, sul mio profilo personale, farò solo le dirette,
perché è chiaro che la pagina Amici di Maria Rinolfi è meno permeabile agli attacchi vari che fanno sì che venga bloccato il profilo. Quindi Amici di Mario Adinolfi è la pagina a cui vi chiedo di fare un mi piace per aumentare, diciamo così, la visibilità di quella pagina stessa, anche se è incomparabile con la pagina del mio profilo personale. Per questo le dirette continuo a farle da qua, ma progressivamente, anche per metterci appunto in una condizione di backup, andremo verso una migrazione verso la pagina Amici di Maria Rinolfi. Quindi anche io qui non so quanto mi daranno di libertà, diciamo così, per riuscire a parlare. Vedremo quanti giorni riusciremo a parlare dopo questo mese di blocco forzato. Io continuerò evidentemente a fare le dirette fin quando considereremo necessario farle, fin quando non mi bloccheranno di nuovo. La pagina Amici di Maria Rinolfi invece sarà quella la pagina dove più che in altre cercherò di far mettere i contenuti che poi servono all'attività quotidiana sia del quotidiano La Croce che del popolo, della famiglia. Olga Da Costa dice bene non affidarsi solo a Facebook. Facebook però ha la forza di farci parlare immediatamente a migliaia di persone. Anzi, forse decine di migliaia, credo che la diretta di oggi avrà fatto decine di migliaia di contatti ed è necessario quindi utilizzare questi strumenti. Sarà utile, ecco Gabriele Marconi che dice pedofilo quindi omosessuale come prossimo causa di blocco. Ragazzi, l'immaginario è chiaro, eh? Leggete cosa scrivono su mia figlia Clara, che tipo di immaginario riescono ad avere rispetto a una bambina di 7 anni. Ecco, proprio sulla pagina Amici di Maria Rinolfi, in questo mese di blocco, ho pubblicato un testuale di un articolo di questa pagina LGBT, che tipo di immaginario hanno rispetto a una bambina di 7 anni. D'accordo? E poi guardatevi i manifesti che hanno sozzato Roma. Manifesti e guardate che tipo di immaginario quei manifesti propongono. Ora spiegatemi che tipo di immaginario è, sicuramente la matrice di quella roba è omosessuale. Spiegatemi che immaginario è quello che dice una bambina di 7 anni deve essere penetrata, perché queste sono le espressioni che vengono usate, e andatevi a guardare le foto che io non pubblicizzo di quei manifesti che hanno sporcato Roma nelle ultime ore. E così capirete chiaramente qual è l'immaginario di queste persone. E spiegatemi se non c'è equiparazione a questo punto tra questo immaginario e la matrice, evidentemente LGBT, di quella pagina. Non so davvero cos'altro pagare come prezzo, visto quello che ho dovuto pagare in famiglia, perché poi ci sono state paginate contro la mia figlia più grande, la 21enne, con, vabbè, diciamo, virgolettati incredibili, ovviamente mai pronunciati contro di lei, ma insomma, si pagano i prezzi, basta, lo dobbiamo sapere. Non facciamo neanche il martirio perché non ci hanno sparato, quindi ci hanno insultato gravemente, hanno creato anche dei dissapori familiari, inevitabilmente per via di queste cose che sono molto violente, molto sporche, che ovviamente agitano una famiglia. Ma noi continuiamo a darci da fare ogni giorno per rendere chiara qual è la composizione di questa partita. Dobbiamo averlo chiaro. Se noi abbiamo chiaro i dati, i numeri, la dimensione informativa di cosa stiamo effettivamente parlando, l'orizzonte giuridico e l'orizzonte politico che determinano alcune decisioni, allora riusciamo a comprendere che tipo di risposta si può dare davanti a tutto questo. Io non credo che abbiamo altra arma se non quella di non farci intimidire, perché ovviamente alla prima
al primo passaggio di un insulto, c'è molta gente che mi scrive: ah, io vorrei venire a difenderti, ma se vengo a difenderti poi mi insultano e quindi preferisco sostenerti con un messaggio privato. Oggi è invece indispensabile dare battaglia pubblica contro queste operazioni di intimidazione. Battaglia pubblica. E noi dobbiamo far capire a costoro che non ci facciamo intimidire. È incredibile, visto che è stato citato da qualcuno, che lo striscione schierato al Gay Pride abbia provocato l'intervento dei carabinieri per rimuovere lo striscione quando sotto, nella sede del Gay Pride, c'erano le più clamorose volgarità. Intanto segnaliamo, arriva una bella notizia, che mi sembra che Papa abbia parlato su Charlie dicendo che bisogna rispettare il volere dei genitori. Ed è una bellissima notizia. Tanto è arrivato anche Danilo Leonardi, pluribloccato. Ma vi pare che Danilo debba essere bloccato? Danilo Leonardi è un dirigente Rai, una persona seria, posata, che non trascende mai, che può avere l'occasione di una battuta, ma chiunque lo conosca, una persona di uno splendore, deve essere bloccato su ogni profilo che scrive. Perché? Perché è uno del popolo della famiglia. Ma davvero è incredibile. Barbara Pulignani, Danilo, ecco dov'eri, bloccato anche lui. Giovanni Marco Tullio bloccato, Mario Di Nolfi bloccato, Danilo Leonardi bloccato, professor Benigni bloccato. Ma si può pensare che tutto questo sia casuale? Sono noi bloccati. Ci sono pagine intollerabili. Fatemi salutare anche Luca Rolfini, si è appena sposato. Auguri a un'altra famiglia che è nata, una famiglia del popolo della famiglia. Quindi viva Luca Rolfini che si è appena sposato. Auguri a lui. C'è Simon Pietro Carta, Mario Di Giuro. Ma è possibile che tutti questi attacchi siano casuali? Che sto bavaglio venga messa solo a noi? Ma cosa diciamo di così tremendo? Cosa diciamo di così tremendo? Noi, come dire, continueremo a fare quello che è necessario farlo. Lo faremo perché non abbiamo altri strumenti se non quello appunto di questa battaglia così netta e così forte. Continueremo e non possiamo non fare quello che stiamo facendo. Chiediamo a tanti di raggiungerci. Leggeteci sul quotidiano La Croce, se volete abbonatevi www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora, perché avere un organo di informazione, lo si è capito, è determinante per la riuscita di questa battaglia. E se potete iscrivetevi al Popolo della Famiglia, diventate militanti del Popolo della Famiglia, aggregatevi gli altri militanti di zona, faremo una organizzazione basata sui 100 collegi uninominali della Camera per cominciare a lavorare a questo tipo di presenza sul territorio. E poi ci saranno le occasioni elettorali d'autunno, come ho detto, regionali in Sicilia e amministrative a Roma, per poi andare alle politiche che il nostro Signore ci ha regalato qualche mese. Mattarella in Canada ha detto che si voterà a marzo, quindi abbiamo qualche mese per presentarci. Jorge da Costa dice: dobbiamo fare un blog. In realtà un blog ce l'abbiamo. Abbiamo cercato di implementarlo e forse sarà il caso di riprenderlo. Ecco, è arrivato anche il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo. Un abbraccio a Nicola Di Matteo, un abbraccio a sto Massimo Fattori che è arrivato solo per fare un insulto così a caso. Saluto Elena Biondi, saluto Francesca Battoni, Felicia Antonietti. Francesca ricorda le chiusure e bavagli, sono toccati anche a Magdi Allam. Saluto Francesca Sassi, un abbraccio a tutti voi. Noi ci troveremo in questi giorni, annuncerò le dirette di qui a qualche ogni volta con qualche ora d'anticipo, in maniera che si possa arrivare a avere appunto le persone in diretta il prima possibile. Cristina Zaccanti dice: quando si comincerà a raccogliere le firme per le politiche si raccoglieranno da novembre. Noi terremo una prima occasione, che sarà la festa della croce, come abbiamo fatto l'anno scorso, vi ricordate a Bologna, primo incontro di settembre sarà la festa della croce, e poi subito dopo l'Assemblea Nazionale del Popolo e della Famiglia, in cui organizzeremo
appunto il reticolato del Popolo della Famiglia Nazionale per collegi, attraverso i 100 collegi, le 100 squadre che lavoreranno sui 100 collegi Camera e conseguentemente sui collegi Senato, individueremo tra gli iscritti al Popolo della Famiglia i 945 candidati alla Camera e al Senato per le elezioni politiche, più ovviamente i candidati alle regionali siciliane, più i candidati alle amministrative di Roma. E dunque Samuele Calbusera dice: c'è qualcosa di organizzato a Como o a Milano? C'è Emanuela Pongiluppi sulla Lombardia che sicuramente può darti delle informazioni. Samuele Calbusera può contattare Emanuela Pongiluppi. Allora, questo lavoro è il lavoro che svolgeremo e svolgiamo in questo periodo. Vi chiedo un mi piace e un condividi a questa diretta affinché il ritorno in campo, diciamo così, sia visibile fin quando è possibile a più persone in questa giornata. Quindi un mi piace e un condividi alla diretta di oggi, che riprende dopo, mi pare, 40 giorni almeno, la linearità delle dirette. E noi ci ritroviamo in questi giorni. Ricordatevi, l'attacco è l'attacco alla famiglia, la difesa è solo la difesa della famiglia naturale, dei principi non negoziabili. Tranne questo, non possiamo fare altro che subire. E sinceramente, di subire il nazismo non ho nessuna voglia. Vado in montagna e vado a fare il partigiano. Sono certo di trovare molti di voi. Da Mario Ninolfi un abbraccio, ci si trova in questi giorni. Buona serata, buona domenica a tutti.